l'attività interessata dall'incendio. Ed ora lasciamo la cronaca per parlare di buona sanità. Andiamo all'ospedale Salesi di Ancona, dove per aiutare i piccoli pazienti è arrivato Estrabot, un robot davvero speciale che conosciamo con Tatiana Cursi. Ciao! Ciao! Ciao, mi chiamo Estrabot e sono un robot umanoide. Lui è Estrabot, un robot che verrà utilizzato a supporto di alcuni reparti dell'ospedale pediatrico Salesi di Ancona. La robot therapy, infatti, è una forma di coterapia che serve ad alleviare le cure. Con i suoi 60 cm di altezza, Estrabot sarà un perfetto interlocutore per i bimbi e sarà subito capace di entrare in empatia con loro. Inizialmente verrà impiegato nel reparto di spirometria all'esame della funzione respiratoria. Ciao! Oggi faremo insieme un esame molto semplice. Misuriamo quanta aria entra ed esce dai tuoi polmoni. Successivamente sbarcherà anche in chirurgia, accompagnando il bambino nella fase preparatoria agli interventi. Abbiamo imparato a conoscere robottini come Estrabot col nome di Now in una scuola di Marotta dove partecipa alla didattica scolastica e all'ITIS Marconi di Iesi dove avviene la programmazione. Il robot è stato voluto dalla Fondazione Salesi grazie all'apporto economico di Estra Prometeo e al contributo della scuola Fadi Bruno di Marotta e dell'ITIS stesso. Gli studenti da settembre lavoreranno al suo perfezionamento in un progetto di alternanza scuola-lavoro. In tutti questi anni l'abbiamo programmato all'interno della didattica, nelle scuole, con bambini normodotati che disabili, però qui si tratta di aiutare i bambini in determinate condizioni veramente difficili. Intanto Estrabot è più che pronto a far divertire i piccoli pazienti. Mossa, mossa, assi, mossa.